Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao, dimmi. Stammi a sentire, mi faccio un discorso terra a terra. Mi riferisco agli allevatori di sti giorni che da sti giorni. Ti prego. No. No? Gli allevatori no. Se, no, perché non si fraintendemo. Cosa che te, che impressione che ti ha dato sua santità, il rappresentante di Dio sulla terra, che li ignorai completamente anche a ori ebiti in dare, però. No, sì, vabbè, ma lasciamo stare gli allevatori. Ho visto di fare pugni con tutti, sai. Ma mi ha dato fastidio. Sì, va bene. No, ti spiego, io ho dei problemi psicologici, no? Capisci? Proprio con la questione degli allevatori. È la questione storica prima che facessi l'apprendista stregone. Però sai, alcune cose sono rimaste dentro. No, mi dà fastidio che gli vai a portare anche gli omaggi, no? Cioè, ogni modo ti metto solo se ti dà fastidio. No, 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 tu di quello che vuoi dire, non ti preoccupare. No, dunque che sta il Scalfaro che ha fatto i suoi commenti per sta gente, no? Sì. A sua volta domenica... Il Papa, già ero curioso di sentire cosa che diceva, ma li ha nominati appena i fratelli, che... Beh, insomma, così alla larga. Dopo, non so se si è sta ieri chi andai a fare un'altra visita con i pezzi di formaggio sui spai, non so perché. Ecco, beh, non li ha neanche, li ignorai completamente. Cioè, mi dico, o che la gente sia imbecille, che non si sveglia fuori, perché non so mi... Cioè, va bene. Senti, io non posso fare commenti su questo. No, io credo che non sapevo. Mi avete che avevi paura di sua santità. No, no, non ho paura di sua di quel che ti dice di sua santità, non ho paura di io. È che esistono delle questioni, diciamo così, etiche, morali, politiche, eccetera, rispetto agli allevatori. Sì. Di cui ho delle posizioni, diciamo, diverse da altri pagani. Okay. E allora mi sono impegnato a non esporle, ecco. Vabbè. Niente ora. Ciao, grazie. Ciao. Pronto radiogramma? Sì, buonasera, sono Lisa, telefono da Vicenza. Dimmi tutto. Ecco, io ho una curiosità. Sì? Volevo chiedervi che se c'è qualche affinità tra la vostra religiosità, sì? E quella dei Celti. Tutte? Ecco, no, le spiego perché. Perché ho avuto occasione di ascoltare una trasmissione relativa ai Celti, un po' il modo di vita dei Celti, sì. E si parlava dei druidi, mi pare, i loro, sì, sacerdoti, permetta che abbasso, sì, i loro sacerdoti erano i druidi, no? Sì. E questa religiosità che loro trovavano specialmente nella natura, esatto, e negli alberi, sì. Allora mi è saltata la pulce all'orecchio quando ho sentito il processo che è stato fatto a Giovanna, sì, d'Arco, che prima lei, certo, leggeva, letto, sì, nel quale veniva posto l'accento sull'albero presso sul grande quale... albero e il bosco pelato. Ecco, sì. E allora ho abbinato le due cose. Esiste una certa correlazione? Sì, o... sì, indubbiamente. Tutto il paganesimo, specialmente quello dell'ultimo periodo, quello che soccombe al cristianesimo, che è, diciamo, attorno fra il 700 e il 900, È tutto paganesimo della natura, a parte quello nobile, quello degli imperatori, eccetera, no? A parte quello è quasi tutto paganesimo della natura, perché è l'ultimo a morire, cioè nel senso che il contadino è l'ultimo che resiste. Sì. Allora ci sono il bosco sacro, la fonte sacra, l'albero sacro. Ecco, io lì sentivo questa civiltà. Questa civiltà messa in rapporto con la civiltà dei romani e dei greci, che per prima cosa faceva conquistavano un paese, immediatamente lo disboscavano e poi simulacri di dei boschi erano le colonne dei templi che loro erigevano, no? E sì, mi è venuto come a fare un simbolo di quello che avevano distrutto, no? L'albero che era stato distrutto. Sì, ma guarda che sì, i romani specialmente rispettavano moltissimo la religiosità delle varie culture, Sì, cioè non hanno mai... No, loro lo facevano a livello politico, non per costringere a livello religioso. Certo. Anzi, mi sembrava che i romani lasciassero proprio che ogni popolo... avesse la propria religione. Anzi, prendevano la loro, la facevano entrare. La assimilavano. Ecco, no, mi interessava proprio, ho visto questa affinità, questo timore verso la natura proprio nel suo stato originario. Comunque, ti dirò una cosa, che la nostra amica, un'altra congrega di streghe, no? Che è la Zoe, che è a Lecco,
Loro praticano la magia stregoneria vicca, che è molto legata alla celtica. Ecco, e fanno parte sempre del circuito pagano. Ecco, avevo... sì, c'è l'ora delle similitudini. Sì, okay, sì. Vi ringrazio. Grazie a te, saluti. Pronto? Qui c'è il telefono che dà qualche piccolo problema. Andiamo avanti col... in effetti il paganesimo della natura, il paganesimo che ci circonda. Pronto? Sì? Simeoni? Sì? Ciao, ho sentito il discorso che hai fatto sulle pasticche che ci danno ogni tanto, che è proprio nocive, te copa e basta queste pasticche qua. Proprio te si sta forte come te le descritte. Perché anche a me magari è in pio mega, in mega copà. Cosa avete che diagnosticare? De tutto, non so neanche a me cosa che mi dava, perché guarda, io era bianche, lunghe, rosse, mezze blu, mezze bianche, non si capiva niente, guarda. Comunque te si sta forte sulle pasticche. E anche quella lì che parlava degli agricoltori, l'altra che ha fatto bene perché non deve toccare che i discorsi là. Giusto o no? Sai, ogni pagano ha le sue opinioni, ed è giusto rispettarle tutte. Sì, però sentite che dici che non te vuoi parlarne, ed è giusto che anche io rispetta la tua idea. No, ma lei l'ha rispettato benissimo. Sì, dopo mi ho detto prendere il telefono anche a me, perché io ero d'accordo con te sul discorso Grazie. Su quel discorso là non è giusto, perché anche a te siete ieri che te sai qualcosa, capì anche a te, questi poveri agricoltori così, se non te vuoi parlare è giusto non parlare, giusto o no? Va bene. Eh? D'accordo. Ascoltami, però sono sempre dell'idea, capio? Che anche il Papa, giusto? Dimmi. Ehi, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Ah, mi senti? Sì, dimmi. Cioè, che anche gli agricoltori che anche a te che è passato, capio, te avevi terra anche a te una volta? No. E perché te tocca il cuore il discorso degli agricoltori? Beh, questo è un altro discorso, se non volessi parlare con la signora non ne parlo neanche a cotino. Ah, lo capio. No, perché il cielo e la terra la crea, capio. Se sta a creare. Questo lo dici tu, non lo dico io. Eh? Questo lo dici tu, non l'ho mai detto io. Ma te sbagli, perché su dove poseremo i piedi noi altri? Sulla terra, giusto o no? E qualcuno l'avrà creata? Se tu affermi questo, per carità. No, per capire, perché va bene, dai. Mi gonfiare confusione. Sì, sì, ho capito. Comunque ti darei in chiesa, tengo sì, visto, sì, sì, te sì, vedo mica te in chiesa. Sì, problemi sono sempre questi. Vabbè, andiamo avanti. Con la rassegna stampa. Belluno, parroco dal pubblico, esorta gli studenti. Non andate a scuola il giorno del patrono. Il gazzettino del 10-12-97, questa quasi la stessa storia come del frate che si arresta per complicità con i Camorrico, i mafiosi in Sicilia. Cioè esistono delle leggi da rispettare, volenti o loro non sono superiori alle leggi, devono comportarsi secondo le leggi. E dire alla gente non andate a scuola perché questa quasi è la patrona è considerarsi al di sopra delle leggi. Si può chiedere, si può vedere, si può fare. Ma ordinare la ribellione è sempre un po' puzzolente. Pronto? 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 Sì? Sono Alessandro. Dimmi tutto. Buongiorno. Buongiorno. Mi pare amiche, che sembra meglio che sia 2000 anni di civiltà basata sulla pazzia che tutti gli altri armati. Se no non si può mai andare avanti. Perché il potere agisce così, mi pare a me che sia così, mi pare che sia così da 2000 anni, sai? C'è inutile che tanto il palla cerca dei celti da uno all'altro stato per farsi dei ragionamenti. I ragionamenti non serve niente, si sono messo in campo qua. Ciao. Ciao. Vabbè, Alessandro, se tu pensi che i ragionamenti non servono a niente, non ascoltare i ragionamenti. Vediamo un attimo, da Repubblica del 15 dicembre 97. Cardinale, non siamo padroni del mondo. Chi è questo? Questo è Saldarini, a proposito della morte del Giovanni Agnelli, il quale ha detto che anche se Gavis Case è morto. Boh, mi ricordo tanto sangue avvelenato dove c'era la verniciatura alla Fiat. E tanti cancri e sangue, vabbè.
Ho pregato con lui in due occasioni. Chi è questo? Emanuel Milingo. Aha, ho pregato con lui e non si riusciva a guarirlo. Che strano, fa tanto propaganda per i suoi miracoli. Col cancro sono fiori fissi, a bleffare. Andiamo avanti, va. Il Gazzettino del 10 dicembre 1997. La pillola farmaco da banco. Finalmente la pillola verrà fornita come medicinale da banco, sarà anche ora, sarà anche giusto che ciò avvenisse. Ancora dal Gazzettino del 10-12-1997, veramente l'articolo da pillola non l'ho letto. Clonazione umana, il no è sempre meno compatto. Questa è una cosa che riguarda il libro dell'Anticristo. Purtroppo le persone, pensandosi create, pensandosi questo e quello, pensano che solo qualcun altro abbia il diritto a trasformare il mondo. Ma se l'essere natura, se il pianeta Terra ha permesso a una specie come la nostra, che è man, che le usa per saccheggiare, per lavorare, per trasformare il mondo con quella velocità con cui noi lo trasformiamo, è perché, fra le altre cose, noi proprio trasformiamo anche la genetica. Dopo sarà alle nostre scelte se le nostre trasformazioni saranno positive per noi o non saranno positive per noi. Ricordo sempre che la vita vince sempre. Cioè, se noi facciamo un topo che resiste alle malattie, che sa pensare in filosofia trascendentale, che sa fare calcoli algebrici, quel topo non si metterà mai al nostro servizio, ma cercherà la sua libertà. Per cui noi altri potremmo fare qualsiasi roba che vogliamo, dopo quello che noi costruiamo con le mani si adatta all'esistente e si trasforma. Adattandosi e trasformandosi all'esistente può aiutare i nostri percorsi o distruggerci. Per cui noi possiamo fare tutta la clonazione che vogliamo, noi possiamo fare tutti gli esperimenti biologici che vogliamo, noi possiamo fare tutte le alterazioni genetiche che vogliamo. Queste alterazioni sono viventi in sé, sono intelligenti in sé e si adattano ai loro percorsi, si adattano per costruire la loro libertà. Per cui se quello che noi costruiremo, la sua libertà, può camminare insieme alla nostra, favoriremo le nostre trasformazioni. Ma se quello che noi costruiamo non camminerà con noi, non farà altro che distruggere la specie umana. D'altronde, ai stregoni questo non gliene frega assolutamente niente. Perché? Perché sanno trasformare se stessi ad ogni oggettività incontrata. Cioè, qualunque sia l'oggettività che si incontra, un essere umano deve sapere adattarsi, deve sapere trasformarsi velocemente. Se non sa trasformarsi velocemente, soccombe, c'è niente da fare. O si sa nuotare nella vita, oppure si soccombe alla vita. Ci sono 250 milioni di bambini sfruttati come schiavi, e questo grazie alle trasformazioni introdotte dal cristianesimo. Ricordo che fin dal 1800 l'orario di lavoro di una donna occidentale, di un operaio, donna popolare occidentale, era di 16 ore al giorno, dai 14 ai 16 ore al giorno, per avere gli stessi beni all'interno del sistema sociale che aveva a disposizione un'aborigena australiana con 2 ore di lavoro. Pensiamoci un attimo. Infatti gli aborigeni cristiani li volevano ammazzare tutti. Beh, vediamo un attimo il Gazzettino del 9 dicembre 1997. Predicatore al supermercato. Londra, il primate anglicano Carey, dopo aver combattuto invano contro l'apertura domenicale dei negozi, diffonderà il proprio sermone prenatalizio in 216 centri acquisti. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto. Ciao Claudio. Ciao. Sono Cesarina. Dimmi tutto. Senti, ieri, girando così stazione per la radio, fatalità, non mi ricordo neanche che emittente, non so niente, che c'era un missionario che operava a Cuba. E che c'era, non so se c'era un prete, se c'era un giornalista, non so dirti perché mi so soffermata, non tanto, insomma. Sì. E parlava dell'evangelizzazione in Camerun. Sì. In Camerun, mi sbaglio.
E lei parlava di queste cose qua, no? E gli diceva qua, cosa chi fa, cosa che sei. E ora gli diceva, mi vede venuto proprio qualcosa, magari bollio qualcosa dentro. Perché diceva che adesso in Camerun, che sei grande distese, no? Che sei grande distese, e io fare chiese, fare per evangelizzare sto popolo, insomma. E ora dico, ma gli dice chi va a aiutarli, chi va a fare, va, sì, chi andrà anche a aiutarli, ma gli va per attirarli, per chi ha fatto il sinodo nero, no, sì. La cattolico nero, sì, insomma. Sì. Sì, so quello che lo sa, vero? Sì. Ecco, e ora mi dico, evangelizzare, ma e ora gli fa, non mandarà o mi torturerà come una come quando chi occupa l'America Latina, così. Ma gli fa ricatta, questa cosa? Ricatta sulla fame. Io ricatta sulla fame. Sulla fame, vero? Esatto. Ecco, e dico, e ora sti missionari che va, li vai a insegnargli a dire che vi da lottare, che vi da fare per avere la vostra dignità, i vostri diritti, no. Va evangelizzare, esatto. Che ori adora un albero e ori non gada a farghe che ori gada ad adorare un albero, no, devono sottomettersi a loro. Ecco, questo è l'evangelizzazione, esatto. Ciao Claudio. Ciao. Parla amica qua, gli racconto una storia fra missionari cattolici e missionari luterani protestanti, che è sempre stata una guerra abbastanza forte, specialmente in Africa. Cos'era la differenza fra le due? Era che ai cattolici bastava sottomettersi e diventava automaticamente dei credenti, mentre invece i missionari protestanti gli doveva prima di ciappare persone, cioè prima di convertire persone, doveva insegnargli a leggere e scrivere. Perché? Perché fra i protestanti bisogna leggersi la Bibbia e interpretarsi la Bibbia. Allora ti puoi convertire fra i protestanti soltanto se sai leggere. Mentre invece i cattolici basta che ti metti in ginocchio, ti sottometti e sei un credente. Bene, le prime scuole per neri, diciamo così, in Africa è state costruite dai missionari protestanti in guerra con i missionari cattolici. Il progetto dei missionari cattolici in Africa è quello di distruggere qualsiasi relazione fra gli esseri umani e il mondo circostante sfruttando i schei. Cosa vuol dire questo? Se mico 100.000 lire qua in Italia, non ne faccio niente. 100.000 lire, neanche sì e no, me compro do che sale al supermercato. Se ho 100.000 lire in Camerun, mi campo un mese e mezzo. Io posso comprare merci, posso comprare cose e soddisfare un bel po' di bisogni. Io con 100.000 lire in Camerun costringo le persone a venire in chiesa, a mettersi in ginocchio, a sottomettersi, perché mi go le 100.000 lire. E questa è una delle robe più obbrobriose, più squallide, più schifide che esista. E soltanto un cattolico può fare questo, cioè solo un cattolico può distruggere come ha distrutto l'Africa, come ha distrutto l'America Latina, come ha distrutto l'Asia. Cioè solo i cattolici possono, neanche i protestanti, cioè i protestanti hanno ancora delle attenuanti rispetto ai cattolici, mentre i cattolici non hanno nessuna attenuanza, cioè il loro livello distruttivo è assoluto, è un'aberrazione folle. Andiamo avanti ancora con il gazzettino del 13 dicembre. Guatemala, sanità, medici e sciamani uniti per il futuro. Sì, però non c'è più sciamani, Non c'è più sciamani originali, c'è dei sciamani pseudocattolici. Pronto? No, c'era i protestanti, i siuri inglesi, c'era chi diceva che i schei, i faceva scuole, gli insegnava. E manco cultura cattolica mi insegnava, così che io ho e diceva che gli italiani sono poeti, e li poi mia porta schei, mentre gli inglesi, e i protestanti dicevano, ah, portare schei, e allora convertire con schei, e diceva che non era giusto, ma è fatto noi cattolici, capito? Va bene, d'accordo. Allora, amico Alessandro dice che lui gli ha insegnato che i protestanti andavano su con schei, noi cattolici, perché i cattolici non avevano schei, però le scuole
era obbligatorio per la religione protestante insegnare a leggere e scrivere, altrimenti non poteva convertire le persone, mentre i cattolici non devono insegnare a leggere e scrivere, devono solo mettere in ginocchio le persone. Se dopo ti hanno insegnato una cosa diversa, vabbè Alessandro, questo che ti sto dicendo io è vero. Dopodiché, se ti hanno insegnato cose diverse, comincia a sospettare se qualcuno ti sta imbrogliando. Io comunque non ho nessun interesse a raccontarti una cosa non vera. Comunque, dopo decidi tu. Dicevamo che gli sciamani in Guatemala non esiste più i sciamani originali. Persone che conoscono ancora alcune leggi sciamaniche, cioè specialmente uso delle erbe, uso della manipolazione dell'energia attraverso il ballo, attraverso riti collettivi, però non sono più quelli che dilatano se stessi. E quando una persona non dilata più se stessa può essere anche arruolata, cioè può essere un buon medico, un buon psicologo, anche un parapsicologo che può aiutare delle persone, però non è più uno stregone. Diventa al servizio di qualcosa diverso di se stesso. Uno stregone è sempre al servizio di se stesso. Uno quando è sconfitto diventa al servizio di qualcun altro, diventa al servizio di un potere per appropriarsi degli altri. Mentre invece uno stregone è proprio perché è al servizio di se stesso, deve costruire libertà, perché altrimenti lui è sconfitto. Andiamo ancora avanti. Repubblica del 9 dicembre 1997. WWF avverte che i cambiamenti climatici stanno decimando la flora e la fauna del pianeta. Sono le regioni del nord che corrono i rischi maggiori. Il futuro è di topi e insetti, milioni di specie in pericolo. Beh, c'è anche un'altra specie che riuscirà a farcela nonostante tutto, sono i serpenti, cioè sono i rettili, non solo topi e insetti. Il punto è il discorso che dicevamo prima, l'essere umano ha le mani, può manipolare il pianeta, può manipolare la vita, questo fa parte del suo compito, questo fa parte del suo ruolo. La direzione in cui lui fa questo dipenderà dalla sua libertà o dalla sua schiavitù, cioè se lui migliorerà le condizioni di vita dell'intero pianeta nel quale lui vive, può migliorare anche le sue condizioni di vita. Se lui le peggiorerà, e la velocità con cui le peggiorerà poi dipende dal decadimento, danneggerà le sue condizioni di vita. Per cui in questo momento, dall'effetto, sia per l'effetto ozono, sia l'effetto inquinamento, sia l'effetto di desertificazione, cioè tutti quei fenomeni che stanno avvenendo a livello globale, tipo il Niño, tipo è troppo caldo, è troppo freddo, eccetera, non stanno altro che danneggiando quello che è la vita del mondo, la vita del pianeta. Danneggiando la vita del pianeta si danneggia anche la vita dell'uomo. Chiaramente i primi a pagare sono i 250 milioni di bambini che lavorano come schiavi, grazie ai cattolici. E alle altre religioni rivelate. Prima di loro non c'era questo livello, c'era sempre un livello della schiavitù, c'era tante robe di cui potremmo parlare, ma parliamo di 250 milioni, voglio vedere l'elenco dei nomi se qualcuno riesce a farlo. L'ultimo ritaglio sempre dal Gazzettino del 10 dicembre 97, che è un discorso che già avevo cominciato l'altra volta. Alla ricerca dell'etica degli animali. Allora, la discussione che sta avvertendo è questa: gli animali sono o non sono intelligenti? Punto di domanda. Dopodiché continua: gli animali hanno un'etica? E ancora, gli animali possiedono una coscienza? Queste sono le tre domande che ci sono. Alla domanda, gli animali hanno un'intelligenza paragonabile a quella umana? Eh sì. Cioè, l'intelligenza non è quello che noi intendiamo normalmente come intelligenza, cioè la capacità di descrivere i problemi. Quello che si intende per intelligenza è la capacità di risolvere i problemi. E dal momento che i problemi sono solo quelli legati alla vita, sono solo quelli legati alla sopravvivenza, gli animali sono intelligenti. Gli animali possiedono una sensibilità, gli animali sono in grado di comunicare la loro sensibilità e la loro intelligenza. Ciò che non possiedono è un'etica. L'etica fa parte del sistema sociale umano. Pronto? 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 Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Ernesto. Dimmi. Dunque, tanti anni fa ho trovato un missionario. Sì? Che era di Marostica, mi sembra, e diceva
che lui andava a aiutare i negri in Africa. Mm. Allora io le ho detto, allora, ma cosa gli insegnava? Ah, l'educazione, la cultura, leggere e scrivere. E io le ho detto, ma perché non le ha mai insegnato ad operare il fucile, a difendere la loro indipendenza e dare la loro identità, nonostante che sono sfruttati dal loro suolo? Ma perché loro hanno il caucciù, hanno i vari minerali, come si dice, per le materie prime, sì, per industrie mondiali, fra i quali hanno l'oro, miniere d'oro. E come mai che muoiono di fame? Ah, dice, ma noi non siamo per questi compiti. Ah, dico, allora siete voi che siete i responsabili di tenerli fermi alla fame, perché se date la possibilità di avere in mano un fucile in migliaia e migliaia, avrebbero la capacità di difendersi e di instaurare il loro governo e la loro indipendenza e la sua reale sopravvivenza. Come viviamo noi popoli che cosiddetti sviluppati? Allora, questo qui, ah, ma lei le pensa, no, no, dico, io le penso come l'istinto mi spinge a capire perché muoio di fame e perché voi siete là, altro che evangelizzatori che portate la fede, siete i responsabili della loro fame, delle loro miserie e delle loro morte. Ciao Claudio, vai avanti. Ciao Ernesto, grazie. Caro Ernesto, sono d'accordo con te. Se dico che sono d'accordo con te, ti sottolineo che sono d'accordo con te. E ancora, sono d'accordo con te. In effetti, ricordiamoci questo, che se oggi come oggi il cristianesimo sta sparando tante cazzate, è dovuto al fatto che ci sono state le lotte sociali, cioè sono state le lotte sociali a costringere il cristianesimo a comportarsi in un modo diverso. Cioè, il cristianesimo non ha mai detto che tutte le persone devono saper leggere e scrivere, non gli fregava assolutamente niente. Come il cristianesimo non gli ha mai fregato niente, per esempio, che le persone lavorassero non più di tante ore. Pronto? Claudio, sono Marco. Se mi permetti 2 minuti, ti vorrei leggere un articoletto, non dura di più, no? Sì, tutto a tua disposizione. Ecco, bene. No, perché se non so, vorrei che avessi anche problemi di orario. No, cioè Mario non lo vedo, io dovrei chiudere adesso, ma non vedo Mario, per cui continuo e dopo ti troncherò al limite, dai, sì, scusami. Sì. La faccio prestissimo. Sì. E il titolo di questo articoletto l'ho trovato su un giornale, su un periodico così, è intitolato L'annientamento del paganesimo. E vorrei mettere a disposizione di quanti ascoltano la radio 2 minuti di riflessione, perché io non sto né dalla tua parte né dalla mia, nessuna. Però vorrei sapere se questi dati sono veri. Allora, titolo, annientamento del paganesimo. Se la chiesa oppressa dell'epoca prima di Costantino aveva supplicato con seducenti argomenti libertà di religione, la chiesa trionfante del IV secolo pretese subito la soppressione di ogni concorrenza. Dalle province più orientali dell'impero romano attraverso la Grecia. E già arriva Mario. E arriva Mario. Senti, me lo tieni per la prossima volta questo? Benissimo. Perfetto, grazie Marco. Tutti. Ciao, ciao. È arrivato Mario e io chiudo qui le trasmissioni. Mario, sta attento quando si accende l'uscita, è venuto a sentire i suoni di là. Ah, trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 fino alle ore 16.30. Ricordo che sono ancora in trasmissione alle ore 19 fino alle ore 20 e leggerò il libro dell'Anticristo. Oggi leggerò Sole e pianeti come esseri viventi. Ricordo che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica. Un indirizzo postale è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, a risentirci alle 19 e a risentirci a giovedì prossimo, che però io alle 15 non ci sarò. Arrivederci e grazie per aver ascoltato finora.